Ciao a tutti, io sono Mirko, giocatore di ruolo e master dalle notti magiche di Italia 90. Dal 2013 collaboro con l'evento Old School di Lucca Comics and Games e dal 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo ed altre cose a tema nerd. Se il video che state guardando, più tutti quelli che sono sopra il mio testone, più tutti quelli che sono sul canale, dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, commentare e condividere. Sono attive le tips per donare direttamente qui su YouTube e al costo di 2,90€ al mese potete abbonarvi. Chi si abbona riceverà due meravigliose spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi. Ok, allora, nuovo episodio di Ritorno al Futuro. Dovremmo essere ormai in aprile pieno, quindi tra poco dovrebbe essere il mio compleanno o se vedete questo video non so quando, c'è già stato. Io mi sono già portato avanti, come potete vedere dall'orologio dietro, e ho già tolto questo, in modo che il video possa essere fruibile da tutti da aprile in poi. E oggi, per la rubrica Ritorno al Futuro, parliamo di una collana che è nata ed è morta con un numero. Sto parlando della meravigliosa collana Fortezze nella Terra di Mezzo, che in inglese ci aveva portato delle opere meravigliose come Minas Tirith, Angmar, cioè roba veramente figa, e in italiano ci ha portato soltanto il primo volume, che è I Denti di Mordor. Ta-dan, ta-dan. Questo è il primo e unico numero della collana Fortezze nella Terra di Mezzo, che sostituiva la collana dei moduli di avventura, dove l'ultimo era I pericoli del mare di Run, che dovremmo aver già visto, dovreste aver già visto. La copertina è di un Paolo Parente particolarmente ispirato. Allora, io devo dire una cosa, Paolo Parente secondo me è quello che disegna gli orchi nella maniera più bella in assoluto. Cioè, guardate quest'orco qui nel primo, proprio qui all'indice, cioè è una cosa veramente figa. I troll secondo me non li ha mai fatti perché non gli interessano, ma gli orchi, cioè ragazzi, io purtroppo, per fortuna, quando penso a un orco mi vengono in mente gli orchi di Parente, cioè sono veramente delle figate pazzesche. Uno spillatino, questo manuale è uno spillatino di 44 pagine, costava all'epoca, come il solito abominio della Stratelibri, 15 ricche, 1000 lire, uscito in inglese nel 1988 e portato, finito di stampare a settembre 93 e quindi portato direttamente alla Lucca di quell'anno, se non vorrei dire una sciocchezza, però insomma dovrebbe essere in quel periodo lì. Come al solito, il primo capitolo è una introduzione in cui ci dice che cosa sono le fortezze, eccetera eccetera. Vedete, dice: i denti di Mordor furono costruiti i primi anni della terza era, al tempo di Siritungol, Durtang, eccetera eccetera, da Isildur in persona, con lo scopo di impedire alle creature del male di ritornare nella Terra Nera. C'è spiegato che cosa sarebbe stata la serie delle fortezze, come al solito due paginate di conversione del gioco dal D100 al D20, così ci capiamo. Il capitolo 2 parte a bomba parlando dei denti di Mordor. I denti di Mordor, per chi non lo sapesse, è il Morannon, ok? Quindi mi raccomando, non cominciate a fare gaffe in qualche modo, perché vi picchio. E qui c'è una figata pazzesca, cioè questa è veramente una cosa goduriosa. Allora, partiamo subito a bomba.
I denti di Mordor sono appunto la fortezza che impedisce alle creature di rientrare nella Terra d'Ombra. Parla delle cittadelle Dúnedain, perché dovete sapere che i Dúnedain, e qui c'è la parte storica dove i Dúnedain occupavano la fortezza fino al 1634, terza era, quando non è cominciata l'epidemia, la peste, quindi loro hanno dovuto ridurre la possibilità di controllare, di vegliare la Terra d'Ombra, e gli orchetti hanno preso possesso delle fortezze. Cioè, questi sono, ragazzi, gli schemi. In questo modulo è praticamente uno spaccato, in questo modulo c'è uno spaccato di ogni livello della fortezza. Però ci sono due cose che fanno veramente godere. La prima è la scheda del personaggio del terzo dei Nazgûl. Quindi dopo Witch King e dopo il Re Stregone, qui ci sono le... Sì, buongiorno. Dopo Witch King e Camul Lesterling, qui ci sono le statistiche del terzo dei Nazgûl. Quindi... bellissimo. E poi ci sono le statistiche della bocca di Sauron. È un numero reale. Allora, vi leggo soltanto due cose della bocca di Sauron che sono meravigliose. Parte, vabbè, tutta la descrizione dei livelli, ogni stanza, una cosa fichissima. Cioè, ci potreste, ora ne parliamo delle avventure che sono scritte qui. Allora, nella guarnigione c'è appunto il terzo dei Nazgûl. La bocca di Sauron è un numenaro nero stregone di cinquantesimo livello, quindi insomma, cioè, ci si gode. Io vorrei conoscere qualche pazzo furioso di Master che gli ha fatto incontrare questa cosa. Io voglio conoscerlo. Comunque, andiamo avanti e arriviamo al capitolo 5. Quindi i primi quattro sono il primo è l'introduzione, il secondo è l'adattamento agli altri sistemi, dal 3 al 5 sono le... ogni piano è la descrizione di ogni piano della fortezza. Il capitolo 5 è quello che a noi interessa più cicciuto, perché è il capitolo dedicato alle avventure. Spiega come ambientare le avventure prima del 1640, terza era, quindi quando ancora c'era i Dúnedain lì. C'è la descrizione, cioè non c'è una vera e propria avventura, ma ci sono due, tre plot per sviluppare l'avventura in quel periodo. Poi c'è le avventure dopo il 1640, terza era, quindi nel momento dell'interregno fra i Dúnedain, l'abbandono della fortezza da parte dei Dúnedain e l'insediamento delle guarnigioni degli orchi. Quindi c'è tutta questa spiegazione, quindi c'è come ambientare l'avventura nell'interregno, nel periodo in cui la fortezza è abbandonata, come ambientare l'avventura se siete dei pazzi furiosi sotto il dominio dell'oscuro signore. Ma quello che a me è piaciuto tantissimo è il fatto che ci sia la descrizione di come ambientare l'avventura nella quarta era. Lo so, i puristi grideranno allo scandalo, non si può giocare nella quarta era, tutte stronzate. Io ho fatto una campagna di 2 anni che si intitolava La guerra degli stregoni, l'ho giocata tutta nella quarta era, è stata una cosa fichissima. Poi un giorno, se vorrete, ne parlerò in maniera più approfondita. Però qui c'è la spiegazione di come giocare nella quarta era, come ambientare le avventure nella quarta era. Quindi è una cosa che a me è piaciuta veramente, veramente tanto. L'ultimo capitolo, il capitolo 6, c'è la descrizione delle guarnigioni che vivono e presidiano i denti di Mordor. Quindi abbiamo la guarnigione prima del 1640, terza era, di Gondor, con addirittura la descrizione dei cuochi, dei fabbri, di chi viveva lì. Poi fino al 3019, terza era, c'è la descrizione della guarnigione di Mordor.
dei denti di Mordor. Quindi ci sono i servi, c'è la bocca di Sauron, c'è il terzo dei Nazgûl, quindi cioè, tutto quello che volete. Il finale, ovviamente, è la solita scheda scrausa da poter fotocopiare, perché all'epoca esistevano le fotocopie. Ok? Il finale è la presentazione di della novità di Stormbringer che sarebbe arrivata di lì a poco, pochissimo. Allora, purtroppo la serie 2300, i denti di Mordor, le fortezze della Terra di Mezzo, non ha avuto seguito per tutti i problemi che poi la Strate Libre è andata incontro negli anni, dalla dipartita di Ingellis fino a perdere i diritti di Magic. Insomma, ci sono stati un po' di problemi e quindi ci siamo persi il seguito, quindi non abbiamo potuto avere tutte le fortezze che sono presenti, che erano presenti all'interno di questo meraviglioso set. È un peccato, perché sarebbe stato fico averlo, sarebbe stato veramente una figata pazzesca. Allora, 11 minuti ve li ho rubati, noi ci vediamo per la rubrica Ritorno al Futuro prossimamente, perché credo che ormai siamo arrivati agli sgoccioli anche dei moduli geografici. Dovrebbero essercene rimasti 2 o 3 e poi purtroppo anche questa meravigliosa rubrica giungerà al termine. Ma non vi dirò, non piangete. Ciao e alla prossima!